Fece intendere che in ad ogni modo la sua famiglia avrebbe saputo prendersi una soddisfazione. Il cappuccino, qualunque cosa ne pensasse, non disse di no. Finalmente richiese, impose come una condizione, che l'uccisore di suo fratello partirebbe subito da quella città. Il guardiano, che aveva già deliberato che cosa fosse fatto, disse che si farebbe, lasciando che l'altro credesse se gli piaceva. Essere questo un atto di obbedienza, e tutto fu concluso. Contenta la famiglia che ne usciva con onore, contenti i frati che sembravano un uomo e i loro privilegi, senza farsi alcun nemico, contenti i dilettanti di cavalleria che vedevano un affare terminarsi lodevolmente, contento il popolo che vedeva fuori d'impiccio un uomo ben voluto e che nello stesso tempo ammirava la conversione, contento finalmente, più di tutti, in mezzo al dolore, il nostro Lodovico, il quale cominciava una vita di espiazione e di servizio che potesse, se non riparare, pagare almeno il malfatto e rintuzzare il pungolo intollerabile della rimorsa, il sospetto che la sua risoluzione fosse attribuita alla paura, all'afflisso momento, ma si consolò subito col pensiero che anche quell'ingiusto giudizio sarebbe un castigo per lui, mezzo di espiazione, così a 30 anni. Si era volto nel sacco e dovendo secondo l'uso lasciare il suo nome e prendere un altro. Ne scelse uno che gli rammentasse ogni momento ciò che aveva da espiare e si chiamò Fra Cristoforo. Appena compiuta la cerimonia della vestizione, il guardiano gli intimò che sarebbe andato a fare il suo noviziato a questo posto, 60 miglia lontano, e che partirebbe l'indomani. Il novizio si inchinò profondamente e chiese una grazia. Permettetemi, padre, disse, che prima di partire da questa città, dove ho sparso il sangue di un uomo, dove lascio una famiglia crudelmente offesa, e ora ristori, almeno della fronte, che io mostrerò almeno il mio rammarico di non poter risarcire il danno. Col chiedere scusa al fratello dell'ucciso e di Levi, se Dio benedice la mia intenzione, il rancore dall'animo. Al guardiano parve che un tal passo, oltre ad essere buono in sé, servirebbe a riconciliare sempre più la famiglia col convento. E andò di via da quel signor fratello, ma disporre la domanda di Fra Cristoforo, una proposta così inaspettata. Con lui sentì insieme con la meraviglia un ribollire di sdegno, non però senza qualche compiacenza. Dopo aver pensato un momento, venga domani, disse, e assegnò loro, il guardiano tornò a portare al novizio con un senso desiderato. Il gentiluomo pensò subito che quanto più quella soddisfazione fosse solenne e clamorosa, tanto più crescerebbe il suo credito presso tutta la parentela e presso il pubblico, e sarebbe, per dirla con un'eleganza moderna, una bella pagina nella storia della famiglia. Fece avvertire in fretta tutti i parenti che all'indomani a mezzogiorno restassero serviti, così si diceva allora, di venire da lui a ricevere una soddisfazione comune. A mezzogiorno il palazzo brulicava di signori di ogni età e di ogni sesso. Era un girare, un rimescolarsi di gran cappe, d'alte pene, di due lindane pendenti, un muoversi librato di gorgiere inamidati e crespa, uno strascico intralciato di arabescate zimare. L'anticamera, il cortile e la strada formicolavano di servitori, di pagine, di bravi, di curiosi. Fra Cristoforo vide quell'apparecchio, quell'apparato, ne indovinò il motivo e provò un leggero turbamento. Ma dopo un istante disse tra sé: sta bene, l'ho ucciso in pubblico alla presenza di tanti suoi nemici. Quello fu scandalo, questa è riparazione. Così con gli occhi bassi, col padre compagno al fianco, passò alla porta di quella casa attraverso il cortile tra una folla che lo squadrava con una curiosità poco cerimoniosa. Salì le scale e di mezzo all'altra folla signorina che fece ala al suo passaggio, seguita da recinti sguardi, giunse alla presenza del padrone di casa.
il quale, circondato da parenti più prossimi, stava ritto nel mezzo della sala con lo sguardo a terra, il mento in aria, impugnando con la mano sinistra il pomo della spada e stringendo con la destra il bavero della cappa sul petto. C'è talvolta nel volto e nel contenuto dell'uomo un'espressione così immediata, si direbbe quasi un'effusione dell'animo interno, che in una folla di spettatori il giudizio sopra quell'animo sarà uno solo. Il volto al contegno di Fra Cristoforo disse chiaro agli astanti che non sarà affatto frate, ne veniva a quell'umiliazione per timore umano. E questo cominciò a conciliarli tutti. Quando vide l'offeso, affrettò il passo, gli si pose in ginocchio ai piedi, incrociò le mani sul petto e, chinando la testa rasa, disse queste parole: "Io sono l'omicida di suo fratello, sai Dio se vorrà restituirla a costo del mio sangue." Ma non potendo fare altro che fare inefficaci e tardi scusa, la supplico di accettarlo. Scusate, la supplico di accettarlo, per amor di Dio." Tutti gli occhi erano immobili sul noviziato e comincia. Tutti gli occhi erano immobili sul novizio e sul personaggio a cui egli parlava. Tutti gli orecchi erano tesi quando Fra Cristoforo tacque, saltò per tutta la sala un mormorio di pietà e di rispetto, e il gentiluomo, che stava in atto di degnazione forzata e di ira compressa, fu turbato da quelle parole, chinandosi verso l'inginocchiato, alzato e disse con voce alterata: "L'offesa. Il fatto veramente, ma l'abito che portate, non solo questo, ma anche per voi." "Salve, padre, mio fratello, non lo posso negare. Era un cavaliere, era un uomo, un po' impetuoso, un po' vivo. Ma tutto accade per disposizione di Dio, non se ne parla più. Ma padre, lei non deve stare in questa postura." E presolo per le braccia lo sollevò. Fra Cristoforo, in piedi, ma col capo chino, rispose: "Io posso dunque sperare che lei mi abbia concesso il suo perdono. E se lo ottengo da lei, da chi non devo sperarlo?" Che forse si diceva meglio: "E se non lo ottengo da lei, da chi posso averlo?" Ah, se io potessi sentire dalla sua bocca questa parola: "Perdono. Perdono", disse il gentiluomo. "Lei non ne ha più bisogno, ma pure, poiché lo desidera, certo, io la perdono di cuore." E tutti, tutti, tutti gridarono a una voce gli astanti. Il volto del frate si aprì a una gioia riconoscente, dalla quale traspariva però anche un'umile e profonda compunzione del male a cui la remissione degli uomini non poteva riparare. Il gentiluomo, vinto da quell'aspetto e trasportato dalla commozione generale, gli gettò le braccia al collo e gli diede energia e vita il bacio di pace. "Un bravo, bene!" scoppiò da tutte le parti della sala. Tutti si mossero e si strinsero intorno al frate, intanto vennero a servitore con una coppa di aerei freschi. Il gentiluomo si raccostò al nostro Cristoforo, il quale faceva segno di vedersi licenziare. Di volersi licenziare, gli disse: "Padre, gradisca qualcosa, mi dia questa prova d'amicizia." E si mise per servire prima di ogni altro, ma egli ritirandosi con una certa resistenza cordiale: "Queste cose, disse, non fanno più per me, ma non sarà mai che io rifiuti i suoi doni, io sto per mettermi in viaggio. E la sua carità, di aver mangiato il suo pane, ha avuto un segno del suo perdono." Il gentiluomo commosso ordinò che così si facesse. E venne subito un cameriere in gran gala, portando un pane su un piatto d'argento.
E lo presentò al padre, il quale preso l'ha ringraziato e lo mise nella sporta.